Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Partita già in corso di svolgimento. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Conclusione! Di nuovo lui! Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Posizione regolare. Sicuri in fase di palleggio. Grande intervento, vale come un gol. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Bale. Qui cercherà il tiro. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. E la partita inizia alla grande, subito gol. Tentativo di allungare il gioco. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Gerson. C'è il colpo di testa! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Bale cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa... Prova a tirare! E sì! Trova la rete! Troppo solo! Cosa possiamo aggiungere? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Continua ad avanzare verso l'area. C'è il cross. Riesce ad intercettare. Palla filtrata per Bale. Prova il cross. Colpisce il pallone. Conclusione sul fondo. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Prova a lanciare il compagno. Ecco il filtrante per Benzema. Parata di Navas. Gioca con un pallone lungo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Alza la palla in profondità verso un compagno.
allarga il gioco. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Gerson. Mostrano un buon controllo del gioco. L'azione viene fermata, hanno cercato la profondità ma senza successo. Pizzi. Prova a metterci piede. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Prova Müller. Bella apertura. E passa. Palla in mezzo. Va di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. L'avversario ha avuto la meglio. Guadagna metri. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Vi colpi. Splendida reazione del portiere. Ottima la parata del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Va al tiro. La toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Prova a prolungare in avanti. Benzema. Bale. Palla filtrata per Bale. Raul Albiol. Opta per il lancio lungo. Si ferma qui la manovra. Versalico. Bale. Pallone in mezzo. La allontana con forza. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. I difensori staranno pensando alle contromisure, se concentrarsi sull'uomo o sullo spazio libero. Dovranno trovare la risposta in fretta in ogni caso. Bell'anticipo, pericolo sventato. È fuori gioco per lui. E il portiere la fa sua. Arriva Bale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Isco. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cross di Luis Suarez. Prova la conclusione. Traversa, ma non è finita. Ci prova di nuovo. Benzema. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Isco. Occasione per Bardi. Palla intercettata. Scodella in avanti. Radu. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Tocco morbido, scatta verso il pallone. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Isco. La Roma al calcio di punizione. Proveranno in tutti i modi a non farli segnare a questo punto del primo tempo. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile.
Luis Suarez. Che gol! Spettacolo! Che gol! Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Conducono con una rete in più degli avversari. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Prova a verticalizzare. Non riesce a mantenere il possesso. Calcio di punizione per la Juventus. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Müller. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottimo pallone in profondità. Tielemans. Ecco un'occasione di contropiede. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci, un solo gol di scarto tra le due formazioni. Squadra a riposo. Il primo tempo è stato un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio. Luis Suarez! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Tenta di allontanare il pallone. Prova Benzema. Prova a fare tutto da solo. Müller. Daniel Alves. Bersalico. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Luis Suarez. Occasione per Vardy. Si libera alla grande. Un intervento impeccabile. Grande movimento nello spazio. C'è la palla lunga in avanti. Benzema raccoglie un passaggio dalle retrovie. E no, niente, è finito fuori gioco. La gioca a sinistra. Bersalico di forza. Scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Alves se ne va.
mette in mezzo il traversone. Può tentare la conclusione. Grande occasione. Lungo passaggio in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Palla di nuovo verso il centro. La mette in avanti. Prova con la palla lunga. Scatta verso il pallone. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Tielemans. Pallone lungo, in verticale. Occasione per Bardi. Luis Suarez arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Occasione per Bardi. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Si salvano con la traversa! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Palla sulla traversa, ha sbagliato di nulla, chissà che rabbia. E trova il compagno, Benzema. La Juventus ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Gioca una palla lunga. Tielemans. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Scatta verso il pallone. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Bale non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Bello intervento difensivo. Calcio d'angolo per la Juventus. Benzema! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Gerson. Il suo pallone è morbido. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Müller. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Ce l'hanno fatta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Christian Eriksen avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist.
recuperano il possesso del pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Daniel Alves. Christian Eriksen. Rodriguez. Manca un quarto d'ora alla fine. Daniel Alves. C'è la palla lunga in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. L'estremo difensore la calcia lunga. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cercano l'azione veloce. Benzema. Passaggio filtrante per Müller. Daniel Alves. Ottimo il fraseggio. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Herrera. Passaggio intercettato. Tielemans. Prova a giocarla in profondità. Vede l'inserimento del compagno. Bay! Parata di Navas. Ma doveva metterla dentro qui. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. E toglie la palla dalla zona rossa. Herrera. Il fuorigioco. La difesa applica sistematicamente la trappola del fuorigioco e loro continuano a cascarci. L'allenatore deve cambiare per forza qualcosa. Cerca l'uomo là davanti. Luis Suarez. Qui può partire il contropiede. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Sicuro in fase di palleggio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Rodriguez, Witzel, tocco morbido, scatta verso il pallone e passa, occasione da rete, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Witzel la gioca in profondità, scatta verso il pallone, si libera alla grande, cross verso il centro dell'area, intercetta il passaggio, pericolo. Herrera allarga il gioco a destra. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita.